Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Le letture che abbiamo ascoltato, le sorelle carissime, sono accomunate da un tema che deve darci grandissima consolazione e speranza. Il fatto che Dio, cioè, ci pensa qui, provvede e si prende cura delle nostre situazioni. Guardate, oggi abbiamo sentito il termine nelle ultime battute del ciclo di Giuseppe, che finisce anche il libro della Genesi. Abbiamo visto Giacobbe, sapete che da Giacobbe in Dio aveva cambiato il nome da Giacobbe in Israele, poi trae anche il nome dell'intero popolo di Israele. Era il papà di Giuseppe, abbiamo ricordato la storia dei giorni scorsi, no? Questa grande carestia, i fratelli si abbigliano e poi loro pensavano di fare scorta in Egitto e portarle a casa. Ma Dio dice no, scendi tu in Egitto. Lì fanno di Dio un grande popolo, Giuseppe gli chiuderà gli occhi, stai tranquillo che io poi vi farò tornare. Capite cosa c'è dietro, no? La schiavitù, 500 anni in Egitto, Mosè, Giosuè, Israele, capite? Quindi, senza rivelare il futuro, Dio dice a Giacobbe, vai tranquillo, te lo qua. E quindi fa capire che tutto il seguito è sotto la sua mano provvidente, anche i momenti drammatici che avrebbe passato il popolo quando si sarebbe ritrovato ad essere schiavo del faraone. Di questo deve darci sempre una grandissima consolazione interiore. Anche il passo del Vangelo che abbiamo letto è un nuovo invito a non preoccuparsi. Gesù da un lato dice guardatevi dagli uomini perché vi consiglieranno, ai tribunali vi flagelleranno, e quindi oltre ad essere candidi e semplici come le colombe, bisogna anche essere prudenti come serpenti, cioè dato che il mondo ci persegue e ci odia, non andarsi a consegnare così, no? Come degli allocchi, cercare intelligentemente di essere sapienti, prudenti. Sapendo che questo però non sventa la possibile persecuzione. Quando accade? E quando accade non ti preoccupare. Quando vi consegneranno le loro mani, non preoccupatevi di come o di che cosa volete dire, perché vi sarà suggerito in quel momento ciò che volete dire. Non siete infatti voi a parlare, ma lo Spirito del Padre vostro che parla. Cosa significa? Cosa ci insegna Gesù? Dio vuole che tu muori martire? Questo è il primo problema. Non si sa. Se non vuole, non te consegneranno. E se te consegnano, è se Dio vuole. Ti hanno consegnato di non preoccupare della tua vita, di non uscire, di fare una bella figura al testimone di Gesù, non ti preoccupare. La testimonianza c'è mezzo il nostro Signore. E se dovrà morire martire, ti darà la forza del martirio. C'è il prefazio dei martiri, quando è la festa di un martire, che dice che il nome di Dio è glorificato perché dona ai deboli la sua potenza e agli inermi la forza del martirio. Quindi capite, tutto sta a abbandonarsi completamente nelle mani di Dio. Guardate, questo fatto dell'abbandono, io ultimamente ci sto molto pensando, era un tema che era già arrivato nella mia vita alcuni anni addietro. E io però pensavo sempre, però se una parola troppo di abbandonarsi poi sembra che non devo operare. No, no, devo operare. Noi dobbiamo operare, dobbiamo cooperare con la grazia, non possiamo stare abbandonati, diciamo, gli occhi sul cielo, pensare in questo modo. È una disposizione del cuore però, nel senso che io opero, faccio quello che posso o quello che Dio mi fa capire che è necessario, dopodiché affido tutto a Lui. Quindi questo vuol dire che quando le cose non vanno secondo i nostri schemi, quando succede qualche cosa di sgradito, di inaspettato, anche di apparentemente molto grave, tranquillo, tranquillo, perché Dio c'ha sempre tutto sotto controllo. Questo è il Vangelo che lo dice chiaramente: il fratello dalla morte al fratello, padre e figlio, i figli insorgeranno contro i genitori, li faranno morire. Quindi succede questo, stai tranquillo, anche questo succede sotto la coordinazione, se mi si passi in questo termine, della divina provvidenza. Te preoccupare, d'accordo? Tranquillo, la cosa importante, noi cosa dobbiamo fare qual è? C'è solo una cosa che dobbiamo fare: vivere in grazia di Dio e sforzarci di fare e di essere, per quanto non possiamo capire, nella volontà di Dio. Perché se siamo blindati in questo modo, noi possiamo e dobbiamo pensare che Dio comanda Lui nella nostra esistenza e che nulla accade che da Lui non sia pienamente permesso. E quando questo è un guaio,
sempre in vista di un bene maggiore. Questa è la fede, che è la speranza che hanno avuto tutti i nostri padri nella fede, anche i grandi eroi, anche i santi. Oggi la Chiesa celebra la memoria di San Camillo dell'Elis, una storia molto bella. Guardate che San Camillo dell'Elis era un mezzo delinquente, non per esagerazione, era proprio così, è diventato un grande santo, e tanto era, come dire, superbo e pieno di sé, tanto poi è diventato misericordioso e pieno di amore verso i malati, che curava personalmente, ha fatto veramente qualcosa di straordinario. A chi ce l'ha con la Chiesa, vuol dire sempre qualche altra cosa. Il giorno di San Benedetto non stavo qui, ma stavo alla Cedenza, così lo dico pure a voi. A chi ce l'ha con la Chiesa, vedi che se vanno a scuola e studiano filosofia, devono ringraziare i monaci di San Benedetto, perché sono loro che hanno copiato tutti quanti i testi originali, se no oggi noi la filosofia non la studiavamo. A chi ce l'ha contro la Chiesa? Poi a chi ce l'ha contro la Chiesa? Bisogna anche dire che se oggi vai in ospedale, e c'è il Servizio Sanitario Nazionale, bisogna ringraziare San Camillo dell'Elis e San Giovanni di Dio, gli ospedali non c'erano, si sono metti loro, d'accordo? C'erano dei tufuri dove non si sa che fine facevi, ma fare l'ospedale e riconoscere il malato Gesù, se lo sono metti loro. Poi lo Stato copiato, perché copiano sempre, pure l'Inps se l'è inventata la Chiesa, L'Inps se l'è inventata la Chiesa, perché sono stati vescovi nei tempi antichi, l'Inps con la questione sociale a fare la carità con i soldi dei fedeli verso le persone che non c'erano da mangiare. I diaconi sono nati per questo motivo. Hanno copiato tutto, capito? Mo che si sono parati pensano di poter fare il nome della Chiesa. Ma voi stiamo sbagliando, d'accordo? Hanno copiato tutto, d'accordo? E poi pensano di poterne fare a meno. Facciamo come tanto nostro Signore sa come stanno queste cose. Bene, vediamo la Divina Maria che ci aiuti ad abbandonarci come lei, completamente in Dio, non avendo paura di nulla, non mettendoci pensiero di nulla, sapendo che Lui sempre c'è e sempre e in tutto provvede. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.